Abbassa la musica. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Oggi non vogliamo i vostri applausi perché vi raccontiamo la verità. Con oggi pareggiamo le uscite in piazza e accettiamo l'incontro dove e quando volete, perché noi non temiamo nulla. Accettiamo da parte vostra un cenno per fissare una data. Questa sera inviterò i tre pupari che sono stati chiamati in causa e poi parleranno i pupi. Prima di passare la parola per l'invito a parlare al primo puparo, vi dico: elogia in pubblico e correggi in privato. Un leader corregge senza offendere e insegna senza umiliare. L'invito a parlare al primo puparo, Antonio Staffa. Buonasera a tutti voi. Tengo a precisare che intervengo in qualità di privato cittadino, non di politico, che il mio posto non è in piazza, ma nei luoghi dove presto servizio e volontariato. Ma sono stato coinvolto in una vicenda che ha del surreale, catapultato in una mitomania, la tendenza a mentire ed accettare come realtà, in un modo più o meno volontario e cosciente, i prodotti della propria fantasia. Bravo Antonio. Un grazie al gruppo Prosiviamo San Lucido che mi ospita. Questo sarà un concerto a sei voci, come il libro scritto nel 1946 che ho qua in mano da Giulio Andreotti, che voglio ricordare non solo perché parla della politica, quella con la P maiuscola, e nella copertina c'è scritto i primi governi d'Italia liberata, quindi San Lucido è citato già nel 46 da Giulio Andreotti, ma per citare, approfitto, la sua celebre frase: il potere logora chi non ce l'ha, caro De Tommaso. Trovo un certo imbarazzo a replicare, perché notoriamente parlo con tutti, ma non con gli ignoranti. Cosimo De Tommaso ha ignorato la buona educazione e la buona politica, ma per fare chiarezza e per dovere morale rispetto ai miei compaesani dovrò rispondere e scendere di qualche gradino. Ma per amore di verità, prima di parlare della sceneggiata a cui avete assistito il 14 settembre, voglio ritornare sull'articolo fatto da questi tre consiglieri l'11 settembre, in cui si legge: San Lucido è uscita finalmente da questo brutto incubo, da chi voleva a forza farli vestire i panni di una città con un vestituccio di carta fiorita ed aggiungerei un paio di scarpe di scorza d'albero di colletana memoria. Sostanzialmente già sapevano di essere di fronte a una bugia, come quelle di Pinocchio, e grazie alle sue affermazioni è uscito fuori, ha gettato la maschera. Grazie Cosimo, ci hai risparmiato qualche mese, sei venuto fuori. Sapete, io ero tra quelli
che non erano convinti di questa scelta. Pensate che burattinaio potevo essere, ma quale pupi e pupari! Pensate che Renato poteva ascoltare a me. Non ero convinto, perché ancora non era venuto fuori Cosimo De Tommaso. Non era successo mai, infatti, nella storia della politica sollucitana, che un amministratore, per di più ex sindaco, facesse un intervento di questo basso livello. Zero politica, zero contenuti morali, zero contenuti penali. Sostanzialmente ha trascinato questo paese a un livello basso, anzi bassissimo. Una lavandaia sarebbe arrossita. Falsità, bugie, ma soprattutto manipolazioni della realtà. Non ha avuto neanche il coraggio di fare i nomi. Ci vuole carattere, non solo. Non posso dire rimbambito, perché parlando in veste di privato cittadino e non di politico, per la Cassazione potrebbe essere reato. Quindi il nostro smemorato, finto, mi ha voluto far passare per un manovratore, un'eminenza grigia, colui che manovra nell'ombra, che voleva comandare da sempre, il pupano, l'Ischevier. Intanto ti ricordo che non mi sono candidato per scelta, ma io l'anno scorso ero presente, ci ho messo la faccia, mi hanno visto tutti, mi hai chiamato decine di volte e ti ha fatto comodo. Ma ora passiamo alle accuse che sono più che risibili. Scusate, le cambiavi. Volevo la testa di un responsabile di settore. Volevo la testa del responsabile del servizio esterno e realizzare per giunta un progetto mio che sarebbe costato 150.000 euro. Dunque, come tutti sapete, tranne lo smemorato, prima del suo insediamento i responsabili di settore erano tre. Volendo il sindaco nominarne un altro per migliorare la tecnostruttura, convinto di essere nel comune di Roma, sarebbe saltata una poltrona. Gli ho suggerito, ma non ricordateglielo, che si potrebbe sentire male il tuttologo, perché lui era sindaco già nella culla mentre io facevo lo scarparo. Gli ho suggerito, dicevo, di nominarne quattro, perché durante le precedenti amministrazioni erano arrivati a sei. Così è stato, guardate un po'. Ora, vi immaginate che io, con la mia storia, ci vorrebbe il copione di Tommaso per dirla meglio, volevo far saltare la testa a qualcuno, ma smettila con questo teatrino. Quando sono stato sindaco io, ho nominato non uno, ben quattro responsabili, tutti che avevano votato altre liste. Ci vuole ben altro per gettare dubbi ed ombre. Mi è stato chiesto un consiglio e l'ho dato spassionatamente per ricambiare la gentilezza di un uomo che, non potendomi insegnare niente, tra l'altro la mia tesi di laurea è stata su sociologia di lavoro, di cui lui si riempie sempre la bocca, una volta Puppa mi ha insegnato ad alzare una cassetta di fichi, lui che ne ha alzate tante cassette, o che mi ha regalato una spazzola per lustrare le scarpe e l'ho portata, visto che qua ci sono registrazioni e prove, intercettazioni. Ma io mi dovevo fare i fatti miei, così come ho iniziato a farmeli dal 15 ottobre del 2020. Non sono entrato mai in comune. Non sapevo neanche che De Tommaso avesse cambiato l'arredamento della sua stanza, arredamento che ha dovuto smantellare dopo che è caduto. Questa è la cosa pubblica per De Tommaso. Passiamo alla seconda accusa, la cambiale sempre, anzi alla terza, che la seconda è più impegnativa. Volevo realizzare un progetto mio che sarebbe costato 150.000 euro. Intanto lo smemorato
credo abbia pompato l'importo, ma stiamo comunque parlando della toponomastica, ovvero mettere le targhe alle vie per far conoscere l'universo mondo all'universo mondo la città, frasi di Tommaso. Ma l'assessore alla cultura mi aveva coinvolto in questo progetto solo perché nel 2000 abbiamo fatto parte della commissione toponomastica. Due cose di storia locale le conosco anche io, ma non dite io dal tuttologo. Ma poi vi chiedo e mi chiedo, ma dov'è il ricatto? Il comando dell'ombra tu chi parla? Perdo il mio tempo appresso a te e ai tuoi collaboratori e devo essere pure criticato e mi trovo qui questa sera. Falsità, bugie, ma soprattutto manipolazione della realtà, vi dicevo. Ma del resto, di chi è stato convinto di essere sindaco di una città pure internazionale, di che cosa dobbiamo aspettarci? L'unica città di cui sei stato sindaco è quella sulle nuvole di Italo Calvino, le città invisibili, altro che sindaco smart, sindaco flash, 11 mesi e via. Poi del resto, flash vuol dire pure intelligente, sicuramente avranno sbagliato indirizzo. San Lucido è un piccolo paesetto, tutto gaio e tutta meno, recitava il poeta. Ma tu, per farlo diventare una città internazionale, un 11 mesi, che cosa hai fatto? Un 11 mesi, cosa hai fatto per questa città? Passiamo all'ultima cosa. Avrei chiesto la testa di un responsabile di un servizio esternalizzato. Bene, il candidato sindaco fece una riunione nella sede della lista in campagna elettorale, incontrando alcuni dipendenti della ditta in oggetto, promettendo che avrebbe cambiato il responsabile per convincerli a votarlo. Ora, i voti li ha presi, il resto no. Giacché io non ero candidato e neanche dipendente, credo che debba rispondere lui per questa promessa, per questo scambio. Tra l'altro, quando lo scambio non si è realizzato, chi è rimasto senza incarico è andato da chi aveva votato e non certamente da me o da mio fratello. Devo dire, per onestà, che il candidato che ha ricevuto i voti era in disaccordo con questa promessa. Altro che ombre, altro che manovre, chiedete ai testimoni. Ma vi rendete conto quante bugie, con quanta perizia e attenzione ha raccontato queste tre storielle? Ci ha fatto passare come affiliati a delle associazioni segrete o mafiose che agiscono nell'ombra. Certamente atteggiamenti e frequentazioni a noi, e dico a noi, non ci appartengono. Le persone ci conoscono, a te un po' meno, e noi stiamo molto lontani da certi ambienti. Noi. Leonardo Sciascia, nel giorno della civetta, scrive: io ho una certa pratica del mondo, è quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola, piena di vento. La divido in cinque categorie: gli uomini, i mezzi uomini, gli omenicchi e qua. Pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezzi uomini. E invece no, scende ancora più giù, agli omenicchi, che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le mosse da grandi. Ora, io ho ben chiara la categoria dove posizionarti, ma la cosa che mi sembra più assurda è vedere Floriana e Valeria, che considero amiche e di cui rispetto la posizione critica sulla scelta di porre fine all'amministrazione, che stavano ferme là, insieme a Dario, a Katia e a Christian, mentre De Tommaso
ripeteva queste nefandezze. O prendete pubblicamente le distanze, non basta in privato, o anche voi sarete considerati tutti alla stessa stregua di Tommaso. Troppo facile prendere le distanze in segreto. Almeno lui ci ha messo la faccia di bronzo, ma ce l'ha messa. Falsità, bugie e manipolazione della realtà. La verità, caro ex sindaco, la verità, che quando hai organizzato i corsi, in molti, quando hai organizzato i corsi per i futuri amministratori, ti sei scordato il modulo di come fare il sindaco. E a San Lucido sono in molti che ti potevano dare lezione. L'altra è quella d'umiltà, ma se non ci sei arrivato a 70 anni sarebbe stato difficile cambiare. Per entrambi sei stato rimandato a settembre e l'unico diploma che hai preso questa volta te l'ha inviato la prefettura, quello dello scioglimento del consiglio. Sei vittima di presunzione, di boria e inefficienza, politicamente inaffidabile. Non hai incontrato una volta i tre componenti che ti hanno sostenuto: il PD, il gruppo Sgroi, così nominato da te, e il gruppo dei giovani. Ma per distrarci hai fatto come i duci romani con il popolo, ci hai fatto sapere che non hai l'amante. Che cosa ci può interessare con chi vai a letto? Ci interessano i camion che passano per il paese. Ma la vanagloria ti ha fatto scegliere anche il cerchio dell'inferno, visto che citi Dante, dove i tuoi avversari ti avrebbero collocato, e ti sei scelto il quinto canto, quello di Paolo e Francesca, gli amanti, più romantico, eh? E invece no, ti dovrebbero collocare nell'ultima bolgia fra i falsari di cose, di persone, di denaro e di parole, puniti con le orrende malattie e per te la rabbia, quella che hai dimostrato e quella che è in corpo. Quando studiavo sociologia con il professor Ferrarotti, che tu dovresti conoscere, ah beh certo, eravate certamente colleghi, mi sono soffermato sulla sindrome del doorman. Gli apriporta americani, che hanno grosse mance, ma rimangono sempre degli apriporta. Ed io, che ancora a 70 anni ci devo arrivare e quindi ho margini di miglioramento, e chiedo scusa per la superbia, ti rispondo che altro che personaggetto, io sono Antonio Staffa, tu rimani il marito di... Buonasera, scusate. Grazie, e adesso invito il secondo puparo, il signor Gigi Provenzano. Grazie Renato. Buonasera a tutti. Io ho chiesto ospitalità al gruppo di Proseguiamo e avrei detto, se fossimo stati in un'assemblea dei tempi andati, che ho chiesto ospitalità per fatto personale. Sono stato ricoperto di infamia. Semplicemente, l'ha detto molto meglio di me Antonio tante cose, ha buttato la pietra e ha nascosto la mano, non ha fatto i nomi, siamo stati facilmente identificabili, io sicuramente il capo della triade e Ciccio Sgroi e Antonio Staffa i componenti, la triade, i pupari, i nomi non l'ha fatti. Gran coraggio per uno che è quello che è, non so, forse un po' gonfiato. Io non sono come te, questa mi è scappata. Io non sono come te, che hai fatto attacchi personali viscidi. Io di te non parlerò,
Tu hai tirato, e ora lo dirò, in ballo i miei figli e la mia famiglia. Io della tua famiglia non parlerò. Ma non solo io. Noi siamo un'altra cosa, noi San Lucidani siamo un'altra cosa. Non si è mai vista, mai vista. Sono stati sfiduciati altri sindaci, mai a questo livello. Il livello è stato sempre quello della politica. Abbiamo avuto in questo paese scontri, confronti aspri sul piano politico, mai sul piano personale e familiare. Ti dovresti vergognare solo di averli nominati i miei figli. Io non sono come te. Ilde vive a Siracusa da 11 anni, ha una splendida famiglia, ha un marito che è come un figlio, un genero meraviglioso, cresce come meglio non potrebbe le mie due nipotine, 11 anni che vive là. Hai detto, ma lo hai detto per inculcare nella gente la cultura del sospetto. Non solo hai tirato la pietra e ti sei ritirato la mano, ma hai la cultura del sospetto, il venticello della calunnia hai fatto camminare. Vergognati! Vergognati! Tu lo sai che intanto che non la potevi nominare, a parte gli 11 anni a Siracusa e la distanza, faceva la pendolare a 360 chilometri di distanza, perché il comune di San Lucido è in dissesto e non può assumere personale esterno. Il capo dell'ufficio tecnico è lì perché abbiamo fatto una convenzione con il comune di Falconara Albanese, quindi non c'è. Tu lo sapevi bene, ma tu delle due l'uno, sei un ignorantone nonostante che hai fatto il sindaco, e quindi non sapevi che potevi assumere, che non potevi assumere, o sei in malafede solo per produrre il venticello della calunnia. E se è possibile, per Giovanni è stato, ti sei superato, hai detto che io mi sarei rivevo, ricambiato idea, non so bene che cosa, perché non hai fatto nominato Giovanni assessore. Intanto dovresti ricordare, perché non credo, ha detto Antonio, hai un anno meno di me, quindi insomma non credo che proprio hai insomma perdi colpi anche col cervello, dimenticanze. Abbiamo stabilito, io non ne ho registrazione, ma ho decine di testimoni, e peraltro dico una cosa che abbiamo detto pubblicamente, abbiamo stabilito prima ancora di presentare la lista che gli assessori sarebbero stati interni, sarebbero stati consiglieri comunali. Mio figlio, a parte tutte le altre cose, consigliere comunale non è. Come lo potevi nominare? Lo sapevano tutti i candidati, su precisa domanda di Bella, che è qui ed è uno dei tanti testimoni, compresi tutti i candidati, tutti, e lo abbiamo detto pubblicamente, dovevano essere interni. Come lo potevi nominare? Quindi o stai perdendo colpi e l'hai dimenticato, l'hai fatto apposta in malafede, sempre per far girare la calunnia. Hai detto che hai le prove. Io non ti ho chiesto mai niente, né per i miei figli, né per la mia famiglia, né per nessun altro. Anche io manco dal comune prima ancora che tu, prima del 15 ottobre. Ci sono stato una sola volta, perché ti ho incontrato te, vice sindaco, che prendevate il caffè e mi avete invitato a salire al comune. E ci sono stato e ti ho detto che da me ti potevi aspettare sostegno, ma non ingerenze e non invadenze, perché io al comune non avevo nulla da fare. Potevo essere utile come lo sono stato in campagna elettorale, per suggerimenti, per organizzare, per curare tutto quello che c'era da curare. Io ho presentato la lista che poi ha vinto le elezioni. Io non ho chiesto nulla e tu hai detto che hai prove e registrazioni. Non puoi avere nulla, non puoi avere nulla.
E in ogni caso, leggo, questa la leggo, l'altro seguo una scaletta e parlo a braccio e spero di non scantonare. Questa la leggo. Io, Luigi Provenzano, in relazione alle affermazioni fatte durante la conferenza stampa di martedì 14 settembre e che mi riguardano, concedo la più ampia liberatoria per diffondere documenti e registrazioni comunque acquisiti. Per la verità, rispondere a lui non ne valeva la pena, ma c'erano di mezzo i miei figli, la mia famiglia, lo dovevo a loro. Ho dimenticato prima, ho ringraziato loro. Devo ringraziare le decine e decine di sallucidani. Sallucido non è solo il mio paese. Sallucido è la mia casa. Questa è la mia casa, io esco tutti i giorni, ho la fortuna di essere in pensione e di poter uscire tutti i giorni, vado all'edicola, vado da Gennaro, vado da Massimino, vengo da Orazio, vengo dappertutto, decine di volte, quest'anno un po' meno, mi sono fermato da Alessandro, io sono uno del paese e San Lucido è casa mia. E ho avuto per questo fango che mi è stato buttato addosso decine e decine di telefonate, decine di persone che mi hanno avvicinato, anche chi pensava che non era giusto farlo cadere, perché io sono disposto a ragionare di tutto, naturalmente della politica. Io pretendo rispetto delle mie idee, ma io rispetto le idee di tutti. Se uno mi dice che non ritenevo opportuno farlo cadere, fare questa azione di scioglimento del Consiglio Comunale, io non la condivido questa posizione, ma io la rispetto e pretendo altrettanto rispetto per me. Quindi io li devo ringraziare, le decine, non solo di amici, di concittadini, qualcuno forse no, pochissimi, ma molti, fatemelo dire alla mia età, molti mi vogliono bene in questo paese. Persone che operano nell'ombra. Sono quasi 50 anni, qua saluto in modo affettuoso Giovanni Pizzotti, il decano del paese, il decano, Don Giovanni, scusami, io penso mi posso permettere di chiamarti Giovanni, che ha memoria più lunga e ricordi più lunghi dei miei. Io sono quasi 50 anni che partecipo con la mia faccia a tutte le campagne elettorali, o da candidato o da dirigente del mio partito, tutte le campagne elettorali con la mia faccia. Io, l'ha detto Antonio, non ne conosco luoghi dove si usano i cappucci, io sono Gigi Provenzano. Hai detto che volevamo fare finta di sciogliere, volevamo sciogliere il Consiglio, però facevamo finta di non volerlo sciogliere, con stupidaggini di questa natura. Io rivendico il mio diritto ad esprimere le mie opinioni a voce alta, dovunque ritengo di esprimerle, con chi voglio, al bar, in pizzeria, in piazza, in piazzetta. Io la dico come la penso, sono solidale con i tre consiglieri comunali. Se fossi stato consigliere comunale avrei firmato per lo scioglimento del consiglio, ma loro sono stati solo uno strumento. Perché sei caduto? Perché sei stato per 12 mesi un corpo estraneo al paese? Non solo sei stato corpo estraneo rispetto alle forze politiche, perché forse non tutti lo sanno, è stato designato, l'ha detto Antonio, da tre forze politiche, il mio partito, il Partito Democratico compreso. Decine le telefonate,
per sollecitare il mio impegno all'interno del mio partito per la designazione, cose che io ho fatto, cose lecite naturalmente, che io ho fatto di buon grado perché credevo di fare il bene del mio paese. Mi sono sbagliato, ho sbagliato, purtroppo ho sbagliato, e se c'è da chiedere scusa, io chiedo scusa al mio paese per questa, per aver sposato questo progetto che mi era stato proposto. Sei caduto perché sei stato un corpo estraneo al paese, perché i camion ancora passano per il paese. Ci siamo impegnati, hai dato la tua parola, l'abbiamo messo nel programma che doveva essere, non dovevano più passare, eliminazione del traffico pesante nell'immediatezza. Hai preso impegni con i cittadini che lo avresti fatto nei primi 100 giorni. Noi siamo abituati a mantenere le parole, la parola data. Noi non possiamo sostenere chi dice una cosa e poi non la fa, perché i cittadini ci hanno votato anche per questo, perché per i tuoi naturalmente pensavano, pensavamo che avevi il potere di poter fermare questo scempio. Invece c'era già la malafede e la volontà di non fermarli, ce lo hai fatto credere a tutti noi. Sono stati solo uno strumento, abbiamo passato un'estate da incubo, questa poi, mo ci ritorno un attimo, ha detto, è stato un sindaco che dice, per far dispetto, Eugenia aveva la delega alla gestione dell'estate, forse del turismo. Un sindaco che forse per fare dispetto a Eugenio ha detto che ha detto che è stata la peggiore estate di sempre. Chi era sindaco? Boh. Abbiamo passato un'estate da incubo. Non ripeto quello che hanno scritto tante persone sul web, quello che ci hanno detto, le fotografie, quello che t'hanno detto direttamente a qualcuna. Per caso nel medico l'ho assistito anche io a qualche rimostranza. Il nostro centro storico purtroppo devastato dal vomito di tanti nostri ragazzi, devastato da bisogni fisiologici. Io non sono uscito, non esco. Lo hanno postato decine di persone sul web, un'estate da incubo, per questo sei caduto. Non parliamo della viabilità, non parliamo del resto. Sei stato per fortuna una meteora nel cielo della politica salucidana, sei stato una meteora. Dicevo che altri sindaci sono stati sfiduciati, mai un imbarbarimento così violento, mai. Abbiamo registrato, a proposito di registrato, ha detto che è registrazione. Forse queste sono usanze delle città internazionali. A San Lucido, quando siamo nelle riunioni, tra amici, tra politici, nella giunta, nel consiglio, non abbiamo bisogno di registrare. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia. Forse, ripeto, noi siamo gente di paese, quindi insomma siamo abituati a guardarci in faccia ad avere fiducia, poi la fiducia può essere tradita, non tradita, ma io credo che nessuno di noi si sognerebbe, qua c'è l'altro decano del paese, il mio grande amico, il compagno d'Andemele, ma mai ci siamo sognati di registrare in giunta o quando parliamo tra di noi. Boh, a che serve? Altro che ricatti politici, a che serve o a che può servire? Boh, l'imbarbarimento, un clima senza precedenti. Hai trasceso in personalismi, spargendo veleni e fango. Hai sparso zinzania in tutto il paese. Hai detto in una conferenza stampa nella quale affrontavi il problema più grave che ci può essere in un paese, quello dello scioglimento del Consiglio Comunale. Sicuramente è un'azione, è l'azione politica, anche qui naturalmente la democrazia, che per essere sindaci sono necessarie due cose. Uno, essere eletto dai cittadini.
L'altro è avere per 5 anni la maggioranza del Consiglio Comunale. Se non hai la maggioranza del Consiglio Comunale, foglio di via è a casa, foglio di via è a casa. Hai detto testualmente, a me, a Ciccio, ad Antonio, smettetela di dire che ho l'amante. E poi, siete degli scellerati, a me, ad Antonio e a Ciccio, non so se pure ai pupi, non lo so, ai pupari sicuro. Siete degli scellerati, siete delle persone che non meritate il rispetto di nessuno. A San Lucido, io, Antonio e Ciccio Sgro. Hai fatto... Ti sei speso in lezioni, ci hai spiegato che significa eletti, insomma tante parole, a parte le parabole, che poi pure quella, per fortuna un consigliere comunale, brava, te l'ha fatta finire di raccontare queste storielle nella nostra massima assise cittadina. Ci ha chiamati scellerati. La voglio dire anche io. Dov'è il mio amico Gianfranco? Devo citare il latino, Gianfranco. Viene dal latino sceleratus, è il participio passato di scelerare, macchiare con un delitto, e significa che ha commesso ed è capace di commettere delitti atroci. Io, Antonio Staff e Ciccio Scrocchi, che è pure presidente dell'Azione Cattolica, mi pare, è capace di commettere delitti atroci, atti nefandi, quindi che ha commesso ed è capace di commettere, scellerati. Devo parlare soltanto altri 2 o 3 minuti. Mi rivolgo a 2 delle persone sedute a quel tavolo. Come avete potuto consentire ed avallare con la vostra presenza e con il vostro silenzio postumo, un silenzio assordante, le camionate di melma maleodorante che ha buttato, ma non su di noi, le ha buttate sul San Lucido, sul nostro paese? Come avete fatto? Una, credo che io mi escludo, una, credo che qualcuno di loro, con più di uno di loro, di fatto si è cresciuta insieme, sono sostanzialmente coetanei, anche con i miei figli per la verità. L'altra li ha visti crescere, appartengono e apparteniamo a famiglie storicamente amiche, che hanno condiviso da generazioni rispetto reciproco. Ma come vi salta in mente di condividere questa melma? Come vi salta in mente? Ho finito, ho cominciato col fatto personale, me lo dovete consentire, chiudo con un fatto personale. Spero, perché sono stato tirato dai capelli, di poter ritornare dopo questi giorni a fare il nonno, perché sono un nonno felice. Gigi è qui, a Chiara e Margherita che mi stanno seguendo, volo un bacio, che bella la tecnologia, buonasera a tutti. Grazie al secondo puparo, signor Gigi Provenzano. Invito il terzo puparo, Ciccio Sgroi. Buonasera a tutti. Io questa sera
Non dovevo intervenire perché credo che questa serata era dedicata a loro, ai tre consiglieri che hanno sfiduciato l'amministrazione, che hanno sfiduciato il sindaco, proprio per dialogare con la cittadinanza, per spiegare quelli che sono stati i motivi che li hanno portati a questo gesto estraneo. Purtroppo ho difficoltà stasera a parlare, molte difficoltà. Io non è la prima volta, faccio diverse campagne elettorali, ma stasera ho molta difficoltà ad intervenire. E io sono costretto ad intervenire perché ascoltando l'intervento di martedì sera, del martedì scorso dell'ex sindaco, il quale mi ha tirato in ballo, anche se non direttamente, non ha fatto il mio nome, ma è chiaro a tutti che quel puparo, quel manovratore, quell'anima nera è Francesco Sgroi, uno dei tre. E quindi ho il dovere, perché non mi sono mai tirato indietro, di metterci la faccia questa sera. Io non nascondo, perché stasera cercherò di essere molto sincero, cercherò di essere molto, molto tranquillo. Per chi è abituato ai miei interventi, ai miei conizi, io ho molta passione agli interventi, ho la voce alta, quindi mi sento urlare. Stasera cerco di essere tranquillo, di essere calmo, di essere sereno, perché è un momento particolare questo, è un momento molto, ma molto particolare. Io non vi nascondo, proprio con l'onestà che vi parlo stasera, che dopo l'intervento di martedì ci sono rimasto male, ci sono rimasto molto, ma molto male. Sono mortificato per aver ascoltato quelle parole. Veramente io non l'ho seguito in diretta, non per snobbare l'intervento, perché avevo altri impegni. Mi hanno mandato dei messaggi, poi l'ho riascoltato. Non ho avuto il coraggio di ascoltarlo un'altra volta, perché, ripeto, ci sono rimasto molto, molto male. Sono mortificato di aver sentito quelle parole. Io pensavo che in politica l'ingratitudine fosse qualcosa di normale, ma non pensavo si potesse arrivare fino a quei livelli. Ripeto, sono tranquillo, sono sereno, sono molto, molto, molto pacato, anche perché penso che la personalità di ognuno di noi, l'essere persona di ognuno di noi, si veda in questi momenti, i momenti di pathos, momenti di rabbia, momenti concitati, e non magari davanti a un caffè. Dopo davanti a un caffè sappiamo essere tutti buoni, tutti affabili, tutti tranquilli, tutti sereni. Quindi voglio dimostrare chi è effettivamente Francesco Sgroi e discutere con voi in maniera molto tranquilla e farvi capire come sono andati effettivamente i fatti. Ripeto, mi aspettavo sicuramente delle critiche politiche, mi aspettavo un discorso politico, anche aspro, se vogliamo anche duro, perché, guardate, la sfiducia in politica è un atto grave, la sfiducia in politica non è, un qualcosa così di quotidiano. Chi sfiducia un'amministrazione si assume una grossa responsabilità, è vero. Chi, subisce la sfiducia, viene colpito da un sentimento di amarezza, non nascondo che comprendo anche le ragioni di dispiacere, amarezza, ma non si può arrivare a così tanto, non si può fare quel tipo di interventi come Martini, non si può usare quella violenza nelle parole, non si possono dire quelle cose. Anche perché, corriamo un grosso pericolo in questo momento, corriamo un grosso pericolo. Il pericolo è quello che la comunità da questa storia ne esce spaccata, si creano le fazioni, si creano i tifosi, e questo non lo possiamo permettere. Signor De Tommaso, il dottor De Tommaso, perché riesco a essere tranquillo a chiamare il dottor De Tommaso, se è iniziato la campagna elettorale così come ha detto, non possiamo permettere che la campagna elettorale mantenga questi toni. Questo non è il momento della campagna elettorale, è il momento che i cittadini devono capire che cosa è successo. I cittadini devono capire che cosa è successo, e per far capire che cosa è successo dobbiamo essere chiari, dobbiamo essere credibili, dobbiamo essere sinceri,
altrimenti spargiamo una nube di confusione. Andiamo a minare quella cosiddetta pace sociale. Noi ci riempiamo la bocca ogni volta nel senso di comunità, ma così la comunità non viene aiutata. Quindi abbiamo una grossa responsabilità per chi parla da questi microfoni. Ecco, dobbiamo spiegare, assolutamente io non dico che dobbiamo mettere la polvere sotto il tappeto, dobbiamo nascondere, non dico questo, la gente deve sapere, operazione trasparenza, diciamo tutto, va bene, queste cose le abbiamo sempre dette, abbiamo sempre detto l'anno scorso a settembre di dire tutto, magari ecco, fare un incontro mensile da settembre, ottobre, novembre, mensilmente, informare i cittadini di come stavano andando le cose, e magari a dicembre il sindaco avrebbe detto: signori miei, c'è qualcuno che mi tira per la giacca, signori miei, c'è qualcuno che mi ha chiesto qualcosa, signori miei, se non cambiamo registro ce andiamo a casa. A dicembre lo poteva dire questa cosa qua, la poteva dire a dicembre, perché qua nessuno ha chiesto nulla, mai nulla, nulla. Ecco, magari si potevano incontrare i cittadini e magari a dicembre, se c'erano questi problemi, si doveva portare a conoscenza di come andavano le cose. E magari vi do un termine, 20 giorni, altrimenti ce ne andiamo a casa se le cose che non ritornano sui suoi passi. Cari miei concittadini, qui ho le mani legate, non mi fanno lavorare, mi tirano la giacca, mi bussano alla porta. Ecco, questo si doveva fare. Io l'ho sempre detto, anche l'anno scorso, quante volte ho detto, faccio un esempio, abbiamo un finanziamento per il lungomare, cioè non è un esempio banale, ma sembra anche stupido, c'è un esempio per il lungomare, scendiamo in piazza, diciamo come vogliamo spendere questi soldi, parliamo con la gente. Oggi è molto facile, forse è una tecnica anche comunicativa questa, è una tecnica comunicativa, si cerca appunto di dividere le persone. Si cerca di arrivare alla pancia delle persone, di suscitare anche un sentimento di rabbia, vabbè, ci può anche stare, ma noi che facciamo politica dobbiamo essere responsabili adesso, dobbiamo essere responsabili e far capire. Io qui questa sera voglio essere tranquillo, vi voglio raccontare quella che è la verità dei fatti, ma poi starà, diciamo, la vostra intelligenza giudicare. E questo, diciamo, questo film raccontato dal dottor De Tommaso, raccontate è soltanto l'ultima parte del film, ma bisogna partire dall'inizio. Io partirei dall'inizio, e scusate se forse sarò anche noioso stasera, e parto dallo scorso anno, da giugno, che ripeto, trovo assurdo, io ancora non riesco a capire, mi guardo allo specchio, ma che cosa ho fatto? Cioè, non riesco a capacitarmi di aver sentito quelle parole. Partiamo, ecco, a un certo punto, ecco, ritorniamo indietro, riavvolgiamo il nastro e ve la racconto io la storia, ma senza effetti speciali, vi racconto la storia e poi sarà la vostra intelligenza a giudicare. L'anno scorso, lo sapete tutti, sono stato candidato nel 2018, se non ero, da un gruppo di giovani che mi ha appoggiato. Le elezioni sappiamo tutte come sono andate. A un certo punto ha vinto la lista del compianto Leverino Bruno, dell'ex sindaco Leverino Bruno. Qui faccio un applauso. Abbiamo perso, abbiamo fatto opposizione, stop, è finito il discorso, poi per incomprensioni, non so per che cosa, è finito il discorso. A un certo punto si presentano le nuove elezioni, c'è la nuova campagna elettorale, va bene, nuova campagna elettorale, ci sono le varie cordate, diciamo, si fa il nome di Tommaso, c'è chi lavora nel PD, c'è chi lavora su più tavoli, c'è chi lavora il giorno lavora e la notte distrugge quello che si fanno, diciamo, in alcune riunioni, su alcuni tavoli, va bene, alla fine sono cose normali queste, sono cose che accadono in politica. A un certo punto ci va bene, passa il nome di Tommaso, ok, De Tommaso candidato a sindaco, va bene, io dici va bene, ma io, ok, accettiamo tutto, De Tommaso candidato a sindaco, quindi tu che fai, tu ci sei? Sì, io ci sono, cioè, anche perché diciamo, in quel momento uscivamo da una pandemia, la popolazione non voleva più liste, non voleva il proliferarsi di più liste, cioè, va bene, mi siedo a un tavolo, mi siedo a quell'angolo, fate di me quello che volete, ok. A un certo punto il telefono ogni giorno, Ciccio che fa,
Ciccio che fa, Ciccio che fa, Ciccio che fa, Ciccio con la lista, no, dice, vado al dottore Tommaso, stai tranquillo, sono una persona seria, io da qui non mi muovo, stai tranquillo, io appoggio questo progetto, non ho intenzione di fare liste, io sono con voi, va bene, Francesco Sgro è con noi, andiamo avanti. Anche perché questo lo puntualizzo, perché ho anche sentito, dice, si sono avvicinati a me per assolutamente, cioè che qui chiedo il supporto dei tanti che c'erano in quelle riunioni, cioè, assolutamente questo non è un concetto che non mi appartiene, va bene. Ciccio Sgroi, diciamo, è con voi, facciamo diciamo una base programmatica, come dicevano bene prima, sono tre gambe che appoggiano l'amministrazione: i giovani, il PD. Piaccia o non piaccia, il PD era una componente essenziale di quella composizione, e cosiddetto gruppo Sgro, anche se io non ero un gruppo, però così è stato definito. Firmiamo un accordo programmatico, facciamo il programma. A un certo punto mi confronto col sindaco, è forse da una delle poche, forse l'unica volta che sono, diciamo, mi sono confrontato col sindaco al chiuso di una stanza, io e lui da solo, il sindaco, io non mi candido. Io non mi candido perché non è la motivazione, quindi mi dispiace, ma non ho voglia di candidarmi. E badate bene, sono fatti storici, io non mi sono candidato, io avrei fatto il vice sindaco anche con un voto, questo era l'accordo. Io avrei fatto il vice sindaco anche prendendo un voto, questo era l'accordo. Tralascio tutte le altre cose, che poi diventano pettegolezze di piazza, lasciamo stare. Io avrei fatto il vice sindaco anche con un voto. Questo era l'accordo, dice, no, non mi interessa, mi dispiace, non ho le motivazioni giuste, quindi non ho altre cose, va bene, ci va bene, adesso è con noi, si sono con voi, serve un candidato, va bene, se troviamo il candidato, va bene, cioè, quindi siamo con voi, facciamo le liste, a un certo punto partecipo anche alle trattative, c'era qualche cognome di qualche donna, dice, no, non la candidiamo, ma come non la candidi? Cioè, poi non puoi candidare una persona, no, non ci piace il cognome, no, non puoi mettere questi paletti. Non si possono mortificare le persone. Se hai una motivazione politica, allora bisogna candidarla. Candidata, bella affermazione, andiamo avanti. Partecipiamo al programma, facciamo il programma, si presentano le liste. Che cosa devo fare? Sì, devi portare le sedie. Ok, c'è il comizio, porto le sedie. Devi fare la richiesta. Sì, faccio la richiesta. Devi andare a prendere le chiavi di Acqualeone. Sì, vado a prendere le chiavi di Acqualeone. Devi fare il comizio. Come devo fare il comizio? Io non c'ho niente. Devi fare il comizio a Pollella. Pollella è una zona a noi ostile. Faccio il comizio. Se faccio il comizio, io poi naturalmente chiedo degli impegni. Non personali, sottolineo. Non personali. Impegni politici. No, che cosa dico dal palco? Dici quello che vuoi. Impegni poi disattesi. Non mantenuti. Faccio il comizio a Pollella. Parla a Pollella. Va bene. Devi parlare alla piazzetta pure. Ma no, non posso parlare alla piazzetta. Come parlo alla piazzetta? Poi che dicono i candidati, va bene, devi parlare alla chiusura, sì, va bene, c'è l'entusiasmo, parla alla chiusura. Quindi questo non è metterci la faccia, io la faccia ce l'ho messa, forse qualcun altro era nell'ombra, questo non è metterci la faccia. Sì, va bene, parla, ok, abbiamo vinto, non ho chiesto nulla, non ho chiesto cambiare, non ho firmato nulla, va bene, abbiamo vinto, a un certo punto il progetto politico viene meno, il PD viene messo a un angolo, i consiglieri non eletti, i quattro consiglieri eletti, Scarlato, Cinzia Carole, eccetera, eccetera, vengono messi da parte, e non penso che loro abbiano anche chiesto qualcosa, vengono messi da parte, nonostante c'era un progetto di coinvolgimento di tutti i consiglieri, vengono messi da parte. Va bene, a un certo punto dici, ma scusate, avevamo una base programmatica, era un progetto politico. Sì, va bene, niente, va bene, ok, ne prendiamo atto. Da quel momento in poi, la figura di Francesco Sgroi diventa un semplice comune cittadino. Stop, io poi non partecipo più alla vita amministrativa. Stop, è finito là. Che è come un bel frutto estivo, d'agosto. Dice, ad agosto è buono, a settembre poi non è più buono. Questa è la metafora. Dai, sto finito. Esco dalla scena politica. Come di fatti, noi avevamo consegnato il timone al sindaco di allora, e lui ha condotto la nave come nel miglior modo possibile per lui. La giunta è stata fatta, non c'erano accordi, non c'erano rispetto di posizione, è stata fatta nel salotto a casa del sindaco. Aveva ragione chi scriveva delle deleghe vuote, aria fritta, perché così non si fidava dei consiglieri.
quello è. È operato nella piena libertà, tutte le scelte, ma è giusto così. È giusto che un amministratore faccia, diciamo, le scelte, perché comunque ci mette la faccia, ci mette le firme, è giusto che la giunta faccia tutte, diciamo, le nomine, firme le delibere e si prende tutti gli impegni. È giusto. Cioè, nessuno poteva dire, ma se viene meno un progetto politico, a un certo punto io me ne torno a casa. Allora mi dicevano, ma tu perché non vai in comune? E che ci devo andare a fare in comune? Cioè, in comune non ci vado. Quante volte dice, ma tu vieni in comune, non ci vieni in comune, e non ci vengo. Io mi ricordo, e scusate, cioè, non sono per te, è soltanto per raccontare la storia, per capire, perché se no qua non capiamo come sono andate le cose. Mi ricordo una volta eravamo qui al bar, era gennaio forse, no? Quindi ancora l'anima era grigia, non ero nero, cioè era bianco grigio. Ero qua al bar, mi ferma il sindaco, diciamo, allora sindaco, ero con mia moglie, dice Frangeli, ma come mai non vieni in comune? Sindaco, che cosa vengo a fare in comune? Sindaco, ma se vengo in comune, se vengo così è possibile che anche, diciamo, poi qualche consigliere la prende male. Lui mi rispose, sì, se la prende male poi va dal medico e gli passa, dice, non ti preoccupare, ho bisogno di mente pensante, ho bisogno di qualcuno, dice, sì, vabbè, poi vediamo, non ce l'ho più andato. Mi vedevano, dice, perché non vieni? Dice, non vengo, cioè, che vengo a fare in comune? Quindi non ho partecipato alla vita amministrativa, che cosa dovevo influenzare? Che cosa dovevo fare? E allora, perché io ho molto rispetto per i consiglieri, diciamo, uscenti, per quelli di maggioranza. E io li cito uno a uno, li cito uno a uno perché voglio fargli una domanda e poi risponderanno a voi. Ex assessore, professoressa Florana Cappesta, ti ho mai chiesto qualcosa? Ti ho mai chiesto qualcosa? Ti ho fermato in paese, ti ho mai chiesto qualcosa? Andiamo avanti. Cristian Marchese, capogruppo, con il quale poi era candidato nella mia lista. Ti ho mai chiesto qualcosa? Ti ho mai chiesto qualcosa? Dario Presta, assessore Dario Presta, e qui apro una parentesi, perché ecco, voglio essere lucido e tranquillo, il quale assessore Presta, devo dire onestà intellettuale, che riconosco il lavoro fatto, riconosco l'impegno. Io infatti con lui quante volte abbiamo parlato, ma così per strada, gli dicevo, Dario, così non puoi continuare, da solo non ce la fai, fatti aiutare, così puoi durare un anno, poi non ce la farai, quante volte, onestà intellettuale, stasera potrei dire sì, Dario girava, però si mangia i bambini, attenzione, perché Dario è un mostro, non è così. Dico che Dario è un assessore che si è distinto, perché lo vedevamo sempre in paese, attento e puntuale se c'erano problemi. Anche ultimamente gli ho detto, quando diciamo il tempo di crisi, ho detto, Dario, fatti parte dirigente, mi raccomando, intervieni, perché poi le crisi non si sa come andranno a finire. Non si sa come andranno a finire. Dici, mi raccomando, fatti portavoce, fai incontrare il sindaco con loro, mi raccomando. Ecco, questo è stato il mio ruolo. E continuo, Dario, ti ho mai chiesto qualcosa? Ti ho mai chiesto qualcosa? L'ex vice sindaco Maria Pizzuti, che c'è, diciamo, c'è una parentela anche, no? Quindi potevo andare a casa magari, non c'è bisogno che andavo in comune. Cara Valeria, ti ho mai chiesto qualcosa? Ti ho mai chiesto qualcosa? Katia Filippo, con la quale, diciamo, è una persona che stimo, ci siamo sentiti pure qualche settimana fa, abbiamo parlato delle regionali, e io per telefono ho sempre detto come la pensavo. Ho sempre detto come la pensavo. Ti ho mai chiesto qualcosa? Mai. Mai, 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 perché non avevo interesse, perché il discorso politico per me era chiuso, era un comune cittadino che esprimevo giudizi sull'amministrazione, stop, finiva là, il discorso è finito là, era un libero cittadino che esprimevo giudizi sull'amministrazione, ecco, Dio, mi sono dimenticato, ti ho mai chiesto qualcosa. Cioè io con lui, cioè l'espressione, perché io dovrei essere il burattinaio, il burattino dovrebbe essere lui. C'è stato un periodo, proprio perché per non stressarlo, perché comunque era evidente la mia sofferenza, perché io comunque non ero d'accordo con alcune azioni amministrative, vedi anche i licenzi unici, eccetera, eccetera. Cioè non ci parlavamo, non ci vedevamo. C'è stato un periodo che non ci parlavamo, e questo lo possono confermare anche soggetti alla maggioranza. Anche soggetti alla maggioranza, e su questo diceva, e questi sono dati che vi trasmetto, poi ripeto, sta alla vostra intelligenza. E io, per esempio, una cosa la voglio dire invece, è vero, una volta operato nell'ombra, è vero, è successo di operare nell'ombra, per esempio quando, ripeto,
Non mi prendete per pettegolo, perché bisogna raccontarli i fatti, altrimenti come capiamo? Cioè, ripeto, io stasera l'ho detto prima, non attaccherò nessuno, non ho la forza di attaccare qualcuno. Perché la coda dell'amministrazione è anche un mio fallimento, un fallimento di tutti. Perché quando cade un'amministrazione nessuno è contento. Qui non abbiamo fatto sfilate, non abbiamo stappato spumante, non abbiamo esultato. È un fallimento di tutti. Le responsabilità ce le prendiamo tutti. Chi c'è al 90%, chi all'80%, graduate, chi allo 0,1%. Ma è una sconfitta per tutti la caduta dell'amministrazione. Qui non gioisce nessuno. Chiusa parentesi. Sì, una volta ci ha operato nell'ombra e mi riferisco al mi è stato discusso, al centro di neuropsichiatria infantile, lì all'ombra. Era novembre, anche qui c'erano testimoni, qui c'erano altri personaggi, era novembre, ci siamo visti lì all'ombra con un consigliere regionale, c'era il responsabile Bertolasi, c'era la dottoressa Ricci, se ne è parlato sempre come responsabile, e c'era un altro responsabile quello. Abbiamo parlato, abbiamo rappresentato al sindaco, allora si è rappresentato, io ero, diciamo, come ospite, perché mi aveva chiamato questo consigliere regionale, abbiamo rappresentato al sindaco il fatto che con la struttura aveva dei problemi, evidenti problemi. Cioè, o si risolvono immediatamente oppure si rischia poi la chiusura, perché erano problemi evidenti. Sì, risolviamo il giorno dopo, poi. È successo, dopo un paio di mesi ho appreso dai giornali che il centro è stato chiuso, perché comunque non c'erano le condizioni, che erano successi dei problemi. Mi ha chiamato lui, siamo andati più volte, 3, 4, 5, 6 volte, non ricordo quante volte, dalla dottoressa Ricetti a Belvedere, siamo stati a Pau, cioè ecco, ho cercato di avere una mano, ma non ho fatto nulla, cioè non ho fatto post, non ho fatto articolo, non ho fatto nulla. Il problema poi si è risolto, ne sono felice. Ecco, lì ho operato nell'opera. Apro parentesi, cerchiamo di pagare la ditta che ha fatto i lavori senza impegno di spesa, chiusa parentesi, perché la ditta San Lucidano e questa va pagata, tra le altre cose. Ripeto, io, ecco, vi dico questi fatti non perché voglio fare polemica, ma perché fa male. Sentire diciamo alcune cose, anche perché poi dietro di noi ci sono delle mogli, ci sono famiglie, ci sono figli, e girare in paese, quindi sentire mormorie eccetera eccetera fa male, cioè dividere un paese fa proprio male. Io questa sera provo tanto imbarazzo. E veniamo all'unico punto che mi viene diciamo contestato, sembra di essere in tribunale, che è quello della parcella. Il sindaco dice che dopo tre giorni io ho chiesto il pagamento della parcella. Okay. Allora vi racconto anche qua vi racconto la storiella, vi dico diciamo come sono andati i fatti, anche perché anche in questo caso il sindaco, l'ex sindaco, ha dato una sua diciamo verità. Innanzitutto in questo caso gli avvocati eravamo in due, ero io e un altro illustre collega, un bravissimo collega, e difendevamo quattro posizioni, cioè quattro persone. Io ho difeso un ex amministratore e un dipendente, così come il collega ha difeso un altro ex amministratore e un dipendente. E ci hanno dato l'incarico, la giunta di allora, l'amministrazione di allora, fece una delibera di presa d'atto dell'incarico. Abbiamo fatto il processo, è un processo diciamo con un'accusa anche pesante, e i quattro sono stati assolti. Ora, assolti naturalmente con sentenza passata in giudicato. Ora, in questo caso, la legge prevede che se diciamo viene contestato un fatto commesso nell'esercizio delle proprie funzioni, dà la possibilità a un amministratore o a un dipendente
che le proprie, diciamo, le spese legali vengano rimborsate dall'ente, può essere un comune, può essere un altro ente. Ecco, in questo caso quindi il rimborso spetta all'amministratore o al, diciamo, al dipendente. Che succede? Succede che con la vecchia amministrazione, allora, Stefano, Bruno Stefano, e abbiamo presentato, abbiamo entrambi, poi qua cattivo è sempre chi conviene, quindi sono io il cattivo, vabbè, quindi diciamo ho presentato parcella al comune, perché in questo caso il dipendente e l'ex amministratore avevano fatto una liberatoria pagata direttamente l'avvocato. E in quel caso si pagò soltanto una posizione e quindi rimasi di pagare, diciamo, la mia parcella. Venne il commissario, andò a parlare col commissario, il commissario mi disse che, diciamo, la parcella si poteva pagare, poi diciamo, è durato poco tempo, non abbiamo fatto più nulla, si inserì a questa amministrazione. Si inserisce questa amministrazione, che succede? Che il 26 novembre 2020, protocollo 11.428, 26 novembre 2020, presento una richiesta di sollecito di pagamento della richiesta. La presento al sindaco e al segretario, perché effettivamente il segretario è colui che poi controlla gli atti e dà eventualmente parere o meno. A questa mia richiesta non hanno mai risposto, mi è stato quello, cioè, ecco, io ho dibattuto sempre su questo, dicevo, ma scusate, potete rispondere, cioè almeno una risposta, ma non come ex amministratore, come sostenitore, come Francesco Sgroi, si può dare una risposta, non hanno mai risposto. Vabbè, nelle more che è successo? Che il 9 gennaio, chi ho difeso mi hanno pagato con bonifico dimostrabile, quindi sono stato pagato e il discorso è finito lì. Il discorso finisce lì. È vero, parcella che non si può pagare, che è illegittimo, cioè, facciamo dicere un giudice eventualmente. Chi ho difeso potrebbe fare ricorso ad un giudice, facciamo dicere un giudice. E poi ci darà il giudice se la parcella è legittima o non è legittima. Ma il mio interesse è finito, sono stato pagato, stop. Però ho sempre detto che almeno una risposta a quest'atto lo merita. Stop. Non sono andato oltre, non è successo più nulla. Quindi questo è il misfatto della parcella. Poi ripeto, io venire qua parlare di cose personali, anche tagliarvi con cose personali, qui dovremmo parlare di problemi, dovremmo capire che è successo nell'amministrazione. Ecco, di questo dovremmo parlare. Cioè, parlare di queste, di cose personali, io mi sento anche imbarazzato. Comunque io mi avvio alla conclusione, perché voglio lasciare spazio a voi. E la cosa, diciamo, la cosa che mi ha fatto un pochettino riflettere molto, e che non vi nascondo che mi ha mandato in crisi, poi non riuscivo a capire quell'intervento, è che io ed Eugenio Frangelli 10 giorni fa abbiamo incontrato il sindaco. Diciamo il sindaco allora era in carica, l'abbiamo incontrato in bar, eravamo io e lui, e il dottor De Tomaso si è seduto con noi, secondo me bene, sì, diciamo, salutato. Era da un'eternità che non lo vedevo da un'eternità. A un certo punto si è seduto e abbiamo discusso e io ho voluto precisare, ho detto, ma si dice che ce l'avete con me, cioè, perché io che cosa vi ho fatto? Cioè, no, tu assolutamente, tu sei una persona per bene, lo so, così, cioè, ma forse davvero potete pensare che io sto tramando per far cadere l'amministrazione? No, non è così, cioè, non è, tu non hai colpa, va bene, io non ho colpa, ho capito. E poi abbiamo parlato anche diciamo, di questa parcella, ma sai, tu dici, la parcella non è un problema. E poi lui ha aggiunto anche, questa è importante, quella sera naturalmente non l'ha detto, cioè, sì, però io ti volevo dare un incarico e tu non l'hai accettato. E dottor, queste cose però ditele,
ditele in pubblico che Francesco Sgroi volete dare un incarico e non l'ha accettato. Queste cose ditele, ditele. E vi racconto anche un'altra cosa: il comune ha fatto bene, ha fatto un bando, una manifestazione di interesse per i professionisti e io non ho partecipato. Ci sono 100 avvocati nel comune di San Lucio, una short list di 100 avvocati, io non ho partecipato. Io non ho per il mio nome lì, non lo troverete, proprio per mettere in difficoltà, per non mettere in difficoltà l'amministrazione. E gli ho detto in quella sede, dottor, io non metterò mai in difficoltà l'amministrazione, perché penso che chi è vicino tra virgolette, diciamo, in questo mio caso, cioè, non mi sento molto vicino all'amministrazione, chi è vicino all'amministrazione non deve mettere in difficoltà l'amministrazione. Chi è vicino all'amministrazione molte volte viene penalizzato. Io ho detto, sono altre persone che vi stanno mettendo in difficoltà adesso. Lui ha detto, sì, c'hai ragione, me ne sono accorto, c'hai ragione. E poi lui ha continuato a parlare, dice, sì, cioè, è così. Io ho detto, io non vi metterò mai in difficoltà, a me non mi interessano gli incarichi, io non ho mai lavorato con il comune. È una scelta, se scegli di fare politica, rinuncia a altre cose. Cioè, è una scelta consapevole, tranquilla, e non è un problema. Poi lui ha continuato, io spero che ci sia questa registrazione, effettivamente. Spero. Continuato, effettivamente con te hanno sbagliato, la tua parente ha sbagliato e i ragazzi hanno sbagliato. Ah, dottor, hanno sbagliato, sì, sono contento con lui. Sì, hanno sbagliato con te, raccontando la storia. La tua parente e i ragazzi hanno sbagliato. Ok, dottor, va bene, sono contento. E mo che facciamo? Rivolgendosi a lui. Frangella, tu che fai? Accetti l'assessore? Accetti di fare l'assessore così risolviamo la crisi? Io guardo il sindaco, ma... No, facciamo questo accordo, accetti l'assessore? Accetti di fare l'assessore così risolviamo la crisi? Cioè, ha un soggetto, mi permetti, lo chiami cretino 10 giorni dopo, 10 giorni prima gli vuole dare l'assessore. Se accetta l'assessore non è cretino, 10 giorni dopo diventa cretino. È così, cioè la crisi così si voleva risolvere, dando l'assessore ad Eugenio Frangelli. Questo. Cioè, quella dichiarazione, diciamo, del cretino, del cretino, è una affermazione grave. Cioè, parlare di una stagione fallimentare, la stagione estiva appartiene all'amministrazione, non appartiene al delegato. E io l'unica volta che mi sono permesso di dirgli una cosa, l'unica volta, una sola volta gli ho detto una cosa, ci sono gli amici che possono testimoniare, gli dissi a fine aprile, e oggi è occhio, perché tu la stagione estiva non la farai, ti lasceranno da solo, senza un euro da spendere, quindi occhio sulla stagione estiva, organizzati bene perché altrimenti andrai a sbattere contro un muro, se così si è verificato. Come si fa a dire che è una stagione estiva la più brutta di tutta la storia? Ma nella stagione estiva ci sono anche gli eventi culturali, appartengono all'assessore alla cultura. E quindi ha detto due cose, uno che sei cretino tu e l'altro che mette anche la sua alla cultura con gli eventi culturali, questo è il... Ci sono dichiarazioni forti, come si fa, guardate, come si fa a dire quelle ad affermare quelle dichiarazioni contro questo ex assessore, contro questo signore, contro Zen. Allora ve la racconto io la storia, sono dichiarazioni gravi. E sono le dichiarazioni, sono fatti di qualche mese fa, di 2 o 3 mesi fa. A quel punto, se io fossi stato il sindaco, permetti, ti avrei preso a calci nel culo, te ne avrei mandato a casa. Se erano quelle, diciamo, i fatti. Ti avrei preso a calci nel culo, scusatemi l'espressione. Vi chiedo scusa, vi chiedo perdono per questa espressione. Vi chiedo perdono. Che come si fa a dire, c'è un assessore a queste richieste, vuole gestire quello, vuole gestire quell'altro. Ti avrei cacciato questo consiglio. Ecco perché sono fatti contraddittori uno dell'altro, uno affianco all'altro. Che non si capisce, non si riesce a comprendere. Non si riesce a comprendere queste cose. Ripeto, la crisi, cioè, a un certo punto oggi questi tre non vanno più bene. Se magari Frangello avesse accettato la nomina di assessore, allora la crisi sarebbe rientrata e Frangella sarebbe stato un bravo ragazzo. Quindi questa è chiudo realmente. Io, proprio perché credo di essere una persona corretta, credo di non aver chiesto mai nulla a questa amministrazione, anzi di aver subito un loro comportamento scorretto nei miei confronti, almeno politico sto parlando, almeno politico.
Io Eugenio, quando lui, cioè perché è una persona, è un amico, è un caro amico, però è una persona con un, diciamo, con un forte senso di responsabilità, con un forte senso di responsabilità, con la testa sulle spalle, quando ha deciso, perché a un certo momento era la persona più vicina al sindaco, quindi poi non so che cosa è successo, quando Eugenio ha deciso, ha maturato la sua, diciamo, decisione, che è quella poi di sfiduciare l'amministrazione, io gli ho mandato un messaggio, un WhatsApp gli ho mandato, gli ho detto: Eugenio, che cosa fai, che cosa vuoi fare? Gli ho detto: non, mi raccomando, non ascoltare nessuno, ascolta soltanto la tua coscienza, prendi la migliore, cioè fai la migliore cosa in questo momento che potresti fare. Consultati solo con tua moglie, gli ho detto, che è la persona a te più vicina, non ascoltare nessun'altra persona. Poi l'ho chiamato e gli ho detto: oggi mi raccomando, e sei in tempo per fare tutto, vuoi rientrare con l'amministrazione, vuoi rientrare con l'amministrazione, va bene, vuoi sfiduciarlo, va bene, l'unica cosa che non devi fare, che non devi fare, è accettare l'assessorato, che faresti una brutta figura, tua scelta non verrebbe capita dalla cittadinanza. Io questo dico, non gli ho detto altre cose, e ho aggiunto proprio perché sono un'anima nera, ho aggiunto un'altra cosa: devi fare oggi, mi raccomando, se hai preso una decisione, vai dal sindaco, guardalo negli occhi e comunicagli la tua decisione, comunicagli, altro che carbonario, comunicagli quello che vuoi fare, non ascoltare nessuno. Quindi io non ho coartato nessuna volontà, non ho fatto nulla, sicuramente non avevo un giudizio positivo per l'amministrazione, ma era una questione mia personale, una questione mia, strettamente personale. E concludo facendo un appello al dottore Tommaso, che lui ha detto l'altra volta, e non lo metto in dubbio, che ama questo paese, lo ama così tanto, dice lui: io lo amo, gli altri non lo amano, io lo amo di più e gli altri lo amano di meno. Ok, va bene, sono convinto che, dottore, che voi amate questo paese, ma vi faccio un appello: se proprio amate questo paese, vi chiedo un gesto d'amore, togliete i cammi domani mattina dal paese, manteniamo la promessa, domani mattina dimostrate l'affetto verso questo paese e ve ne saremo riconoscenti. Grazie. Grazie anche al terzo cuparo Francesco Sgroglio. Io, diciamo, rispetto agli altri cinque mi ha toccato poco, tra virgolette, forse come ha detto anche lui sono stato quello più coerente ma ostativo. Giustamente sono stato ostativo sin da sempre perché forse non mi sono andate le cose da subito, perché le vedevo e le leggevo. Diceva che non ero presente al comune, ma io non sono un dipendente comunale, lavoro in banca dalle 8 alle ore 17, ero sempre in giro per vedere le problematiche del paese, nel centro storico, in giro con la macchina, e tante persone mi hanno visto, mi chiamavano e quasi sempre ho provato a filtrare poi le problematiche e a portarlo al comune. Non sono un dipendente comunale, non dovevo stare al comune, altri ci dovevano stare e forse ci sono stati per guardare il soffitto, perché il mio modo ostativo, come ha detto lui, ma la mia coerenza è stata quella che ho notato che quasi da subito, visto che le elezioni erano state vinte il 23 settembre, già a metà novembre dava incarichi ad avvocati non di San Lucido, vicino, manca a farlo apposta, a persone che lui frequentava. Ma io veramente sono sallucidano e avrei voluto, diciamo, vedere più avvocati alla quale venivano dati degli incarichi. Addirittura un giorno in una riunione di maggioranza si doveva parlare perché c'era questa causa degli Atovelox. No, a San Lucido non ci sono avvocati che possono, diciamo, prendere parte a questa causa, c'è un bravissimo avvocato di Cosenza. L'abbiamo persa, complimenti. E poi ha detto, giusto che i punti sono pochi, poi darò spazio perché su Eugenio e Giuseppe ha detto cose più pesanti, che io ho fatto i dispettucci. No,
io cammino a testa alta, chi mi conosce sa che il mio vaffanculo è di cuore e lo dico a tutti in tranquillità, perché al signor Albanese io ho detto in faccia che se avessi avuto io, diciamo, la parola finale per come vedo io la piazzetta, il nostro salotto, le giostrine non le avrei fatte mettere qui, avrei cambiato location alla villa, ma fatto stare che io non ho avuto potere decisionale perché le giostrine sono là. Ma visto com'è andata la stagione estiva, onestamente avrei preferito 10.000 zumba zumba su questa piazzetta e no alcol a gogo e altro. Poi se l'è presa, perché forse non sapeva di cosa parlare, perché lui è bravo, lui inganna, è falso, e così l'ha fatto sempre, lo conosciamo, e infatti è qua, è un pinocchietto, che dobbiamo fare? Se l'è presa a coppia dei lampadari, ha altra bugia, perché io con Gianni Rago ci avevo parlato aprile-maggio, con testimoni, potete andare a dire, poi se ci farà sentire o vedere le registrazioni dei documenti, sarò il primo a stringergli la mano se effettivamente quello che ha detto corrisponde a verità. E i 5 ex miei colleghi di questa avventura amministrativa che erano là, se effettivamente, visto che l'hanno applaudito, fatevele sentire le registrazioni, fatevi vedere i documenti che ha, così poi applaudo insieme a voi se effettivamente è così. Ma è troppo semplice dire io ho una Ferrari, fammela vedere, ho una piscina, vieni con me, ci facciamo un bagno insieme. E vabbè, parlando di Gianni Rago, no, non è così, perché ho dato la mia versione, visto che ero delegato al decoro urbano, di come praticamente volevo che poteva essere via dei Lampedari, ma non mi sono mai messo a fare i giochetti. Io l'ho detto una volta ed è finita là in tranquillità. Poi cosa mi ha detto più? Perché ha detto tante eresie, ma è abituata a questo, che non ho presentato un progetto. Ah, è vero. Chiedo scusa ai castellani, che sono, se mi sbaglio alla mia destra, che ci sono fatti il culo su quel castello e lui ci ha abbandonato, e addirittura mi ha preso anche in giro un giorno che era Paola dicendo ti hanno cacciato il giocattolo. E sì, perché lui l'ha presa per la fabbrica dei giocattoli in questo paese. No, San Lucido è un paese che vive, che rispetta, il giocattolo lo portasse altrove con i Lego a fare altro. Ma per favore mettici la faccia, come veniva sul castello, quando lo apriamo, dai, vediamo un attimino. E poi ci ha abbandonato, non ha fatto nulla di tutto ciò, non c'ho progetti, giusto? Dopo 40 anni questo paese praticamente ha delle cartoline stilizzate grazie al nostro sallucitano Albert Cassano, che ha fatto una cosa bellissima. No, ma l'idea l'ha avuto lui, devo portare i progetti, sì, di carta, come è abituato lui. Vorrei dire tant'altro, ma mi divertirò quando ci sarà il confronto, perché il mio nemico sono abituato a guardarlo negli occhi, non a parlare, perché non perdo tempo a parlare di uominicchi. Quando ci sarà il confronto, poi mi divertirò con registrazioni che dici di avere e carte, così vediamo. Ah, dimenticavo una cosa e poi chiudo, perché Eugenio e Giuseppe hanno tanto da dire. A dicembre del 2020, praticamente, San Lucido doveva, insieme ad altri 4 comuni, aveva la possibilità di partecipare ad un bando della Reggio Calabria per far diventare il nostro porticciolo da prodo a porto. I 4 comuni erano San Lucido, Laghi di Sibari, Bagnara e Diamante, un importo di quasi 5.000 euro. E il comune di San Lucido doveva presentare doveva trasmettere un progetto di fattibilità entro febbraio. Questo progetto non è mai arrivato, fatto sta che Bagnara, Laghi di Sibari e Diamante hanno preso un importo all'incirca di 6 milioni di euro, San Lucido no, però poi scrivono sui giornali che abbiamo 10 milioni di euro, che non abbiamo approvato il bilancio, ma il bilancio lo approverà il commissario prefettizio, i 10 milioni di euro lo vedremo, fatto sta che a febbraio abbiamo perso 5 milioni di euro, che poi al confronto porterò con le carte, perché ripeto, non sono qui a raccontarvi fattarelli privati e quant'altro, no, sono abituato a metterci la faccia, a parlare con il signor Albanese, con Gianni Rago e con tutte le persone. Forse altri hanno degli interessi personali, magazzini fittati e quant'altri. Io non ho nessuna cambiale da pagare, non ho fatto campagna elettorale, non ho promesso niente a nessuno, non mi sono presentato a nessuno, sono questo.
Buonasera a tutti, grazie. Buonasera a tutti. Io vorrei chiarire un po' la situazione, perché il sindaco ha detto delle parole un po' pesanti nei miei confronti. Quando si invita una cittadinanza con un manifesto che recita "facciamo chiarezza", occorre dire la verità, perché la verità è una e inconfutabile. Ma quello che è uscito dalla bocca dell'ex sindaco De Tommaso è assolutamente riprovevole e poco veritiero. Riguardo alla mia persona, esordito dicendo che c'è una differenza tra un uomo e un eroe. Io non mi sono mai professato un eroe. È un termine che ha usato lui. Sono solo un uomo che in un momento di grande terrore e solitudine si è fatto forza provando a dare una mano agli altri trasmettendo ciò che imparavo. Tralasciando ciò, perché sono solo parole per allungare il brodo e dare colore al suo inutile discorso, mi ha accusato di essere rimasto molto male per una questione di soldi che secondo lui io avevo destinato ad una persona della mia famiglia e che sono stati usati per una causa, a suo dire, più appropriata. Tutto falso. Si trattava in realtà di una somma di 15.000 euro, non spesa e in scadenza. Questa somma era stata trovata, appena insediati, dai tecnici dell'ufficio tecnico, i quali, dopo aver parlato col Ministero, avevano avuto via libera a spenderli, purché si facesse in breve tempo e si deliberasse entro ottobre 2020, altrimenti sarebbero andati perduti. Essendo noi all'inizio, l'intervento più veloce che mi è stato proposto come assessore delegato all'attività motoria di base è stato quello della messa in opera di un parquet grezzo al fine di dare doppio uso al palazzetto, dal momento che l'attuale pavimentazione può permettere solo di praticare lo sport della pallavolo. Un palazzetto che non rappresenta una cattedrale nel deserto, ma un luogo dove ci si allena una squadra femminile di Serie C, che dà lustro alla nostra cittadina, con eccellenti risultati. Io non ho mai portato nessuna proposta di delibera, ho semplicemente parlato della possibilità di poter realizzare uno spazio per praticare eventualmente altri sport, come il calcio a 5, nell'interesse dei nostri ragazzi. E da subito, correttamente, mi sono relazionato col sindaco, che si è dimostrato d'accordo. Durante la notte, però, dopo una riunione col suo gruppo stretto, è arrivata alla conclusione di spostare i soldi da un'altra parte. All'indomani mi ha comunicato che aveva pensato di usare quei soldi per asfaltare una strada al varco, per far vedere alla gente che appena insediati facevamo qualcosa. A me non è dispiaciuto affatto il cambio di finalità dei soldi. Ho solo contestato il metodo. A quella riunione, per correttezza, avremmo dovuto partecipare tutti, anche noi, ci teneva sempre fuori. Solo in seguito ho capito che il metodo di riunirsi solo con una parte della maggioranza, un gruppetto latente, esistente dal primo giorno, che sarebbe diventata una consuetudine. Di giorno si diceva una cosa e la notte portava consiglio e si cambiava tutto a nostra insaputa. Un'altra falsità è stata detta sulla richiesta di contratto per 30 anni. Il contratto ha una durata massima dai 5 ai 15 anni. Da dove escono questi 30 anni? L'ex sindaco si è soffermato sul fatto del palazzetto perché faceva effetto, visto che a gestirlo è un mio parente, ma è un bene del comune e non privato, così come la piscina. Visto che rientrava nel mio campo, mi sono occupato anche di ripulire la piscina comunale, di capire se tutto fosse a norma, in modo da poter indire un bando per l'assegnazione. Come mai l'altra sera si è guardato bene dal dire che la piscina in realtà è stata trasformata dal suo gruppo in una discarica al cielo aperto?
di materiale dopo che hanno bonificato un suolo che poi è stato usato da terzi. Forse perché di questo non si poteva parlare. Fai vedere le foto della piscina. O perché non ha parlato del centro di neuropsichiatria infantile, per il quale non hanno mosso un dito per 9 mesi. Mi sono mosso sempre io, con Ciccio, Eugenio, vari incontri con la responsabile. Bastava fare interventi di manutenzione e montare dei condizionatori per non farlo chiudere. Ma non si erano impegnati a trovarle. Solo quando li ho trovati io, tramite un'associazione di volontario, e uno l'avrei comprato di tasca mia, allora per magia ne sono spuntati una decina dal nulla. L'importante è che poi non si decidesse, che me ne ero occupato io. Però l'altra sera non ha detto che mi sono impegnato a riaprirlo per favorire qualcuno, perché io ho favorito qualcuno. Ho favorito le mamme e i bambini che di quel centro avevano assolutamente necessità, lasciando agli altri il pennacchio. Un'altra falsità, quella più grossa, che secondo il sindaco per me sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, riguarda la gestione delle centinaia di migliaia di euro di buoni spesa, soldi da destinare a persone e famiglie che avevano necessità perché di situazioni in indigenza. Premesso che la somma non era quella urlata per creare clamore e attenzione. E siccome il fatto aveva generato lamentele e malumore da parte di cittadini delusi che si erano presentati davanti al municipio perché non si riusciva a distribuire l'intera somma, sono intervenuto senza scavalcare nessuno, ma come delegato all'assessorato preposto. Forse se non avessi fatto niente oggi mi avrebbe accusato di essermi lavato le mani, perché di qualcosa comunque mi doveva accusare. Il mio intento era quello di intervenire urgentemente, perché questo fondo nasce per dare sostegno immediato, in un momento critico. Era destinato alle famiglie per misure di solidarietà elementare, soprattutto in concomitanza delle festività natalizie. La somma non doveva stare nelle casse del comune ed essere utilizzata con comodo, era necessario darla in quel momento che era di vera difficoltà, perché dopo una chiusura chi viveva di piccoli lavoretti non poteva prendere altri sussidi, aveva urgente necessità di quei buoni. Darli oggi, per esempio, che la situazione è cambiata, non avrebbe lo stesso valore. Siccome con la domanda iniziale era chiaro che i soldi sarebbero stati dati solo in piccole parti, e siccome era accaduto negli episodi del comune che io ritenevo ammissibile, ho studiato una proposta seguendo i parametri dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Nulla di illegittimo. Non scenderò nei dettagli tecnici perché sono tutti messi nero su bianco nella PEC e nel protocollo che ho presentato e che è pubblico e consultabile. Ho portato qui i documenti. La conclusione di tutto è che intanto il tempo è passato. Volevo solo mettere un pezzo di pane in più sulla tavola della gente che non ha ricevuto grandi aiuti né per Natale e né per Pasqua. E che una parte dei soldi ancora in giacenza nelle casse comunali, avrei preferito che fossero stati distribuiti quei soldi. Sicuramente la mia proposta era da approfondire, ma studiata nell'interesse della collettività e non con altri scopi, come il dottore De Tommaso ha voluto far intendere. Non erano soldi per me, ma per la gente bisognosa. L'ultimo oggetto di fango su di me è stata la gestione dei percettori di reddito di cittadinanza.
per il quale avrei iniziato una guerra infinita, per non essere stato io a scegliere progetto e persone. Non spettava a me scegliere, perché Paola, come comune capofila, insieme all'ufficio di collocamento, ha avviato una graduatoria. Il nostro comune avrebbe dovuto solo allocarli in base alle mansioni che erano capaci di svolgere. Io ho contestato il fatto, come al solito, nulla veniva svolto in collegialità, ma secondo interventi concordati dal solito gruppetto. Preferisco non andare oltre. Rimando al mittente, tutto quanto di falso è stato detto sul mio conto. Sono in possesso di tutti i protocolli che attestano quello di cui sopra e che non svendolo rimandando ad andare in comune. Sono qui fotocopiati. Chi vuole è libero di visionarli. Ribadisco che non ho mai agito per interessi personali. Ho cercato solo di fare il meglio nel rispetto di quello che il mio ruolo prevedeva. Non permetto a nessuno di mettere in discussione la mia onestà, la mia correttezza e quella della mia famiglia. Soprattutto non lo permetto a un ex sindaco. Per la sua età e il suo ruolo avrebbe dovuto comportarsi da buon padre di famiglia. Ma se non accetto il modo e i contenuti con cui ha parlato davanti a una piazza, infangando e calunniando, con frasi ad effetto e pause teatrali, quello che mi lascia senza parole è il silenzio consapevole degli altri cinque che sono rimasti lì seduti anziché alzarsi e prendere le distanze davanti a tanta falsità. Allora, in più occasioni ho detto quello che pensavo, con toni forse fuori dalle righe, ma comunque in faccia. Se i miei interessi fossero stati quelli che mi vogliono attribuire, sei rimasto lì per 5 anni, zitto e buono, a coltivare il mio orticello. Invece ho già spiegato i motivi che mi hanno portato fuori. Non ho accusato nessuno di niente, non ho inventato niente per infangare le persone che con me avrebbero dovuto percorrere un pezzo di strada. Ho solo spiegato quello che politicamente non andava e che non consentiva di andare avanti fino a fine mandato. Da questo momento in poi, se ci saranno altre accuse, non risponderò più a nulla, perché non mi abbasso più a certi teatrini. Se è vero che un uomo è la sua storia, la mia storia in questo paese la conoscono tutti. Ho dovuto difendermi dalle accuse, ora chiudo qua. Perché va bene tutto, ma la dignità non me la faccio calpestare da nessuno. Buonasera a tutti. Eccomi qua. Come vedete non sono scappato. Sono qui a testa alta, davanti a tutti voi che conoscete che è Eugenio Frangella. Caro dottore, aria netta, non ha paura di truono. Ho sempre portato rispetto verso tutti, sono stato sempre leale, sempre pronto a mettermi in discussione. Domando a voi, miei cari concittadini, che ben mi conoscete, se la persona descritta dall'ormai ex sindaco sono io, un ex sindaco che travestendosi da galantuomo ha mancato di rispetto a me e alla mia famiglia, mi ha umiliato chiamandomi davanti a tutti piccolo uomo e soprattutto vigliacco. Definizione di vigliacco, cari amici, è chi trascende da atti disonesti e ingiuriosi, mosso da una meschinità non meno riprolevole della malvagità e della sicurezza di farla franca. Cari Dario, cara Valeria, cara Floriana, caro Christian, cara Katia, io, la persona che voi conoscete, è questa? Può una persona che non conosce nulla della nostra storia, dei nostri vissuti, descrivermi così? Non posso accettarlo e neanche pensare che voi sapevate quello che l'ex sindaco avrebbe detto quella sera. Non posso pensare che eravate d'accordo e complici a invangarmi, a umiliarmi, a farmi così male,
davanti alla mia famiglia, ai miei amici e tutti i miei concittadini. Non voglio neanche pensare che chi ha pubblicizzato l'evento, scrivendo diciamo tutto, fosse a conoscenza di una bassezza così grande. Né credere che ragazzi come me abbiano potuto dire che l'altra sera è stata una delle pagine più belle della storia politica sanlucidana, o che addirittura sottoscriverebbero tutti un ex sindaco che ci ha messi uno contro l'altro. Vergogna! Io stasera non scenderò su livello, caro ex sindaco, dirò solo la verità, non dirò bugie e menzogne come ha fatto lei. I miei genitori mi hanno sempre insegnato ad essere onesto e leale. Io posso camminare a testa alta. L'altra sera, quando con la sua cattiveria mi ha definito il grande manager degli eventi, eccetera, eccetera, non ricordo bene, si è dimenticato di dire alla gente che nel mese di marzo il grande manager, come lei li ha definito, mi ha proposto la gestione del suo lido, sì, la gestione delle lambare Ciringhito. Spero che Anger abbia registrato anche questo, perché non ho paura di smentite, caro dottore. Dimostrando in quell'occasione, così come quanto lei tenesse alla stagione estiva, sì, lei ci teneva, mi voleva portare a lavorare al suo lido, così voleva bene a San Lucido, l'ex sindaco. Come si può chiedere al delegato allo spettacolo e turismo di andare a lavorare per lei quando c'è una stagione estiva da affrontare? Avete affermato che io avrei detto che non mi servivano soldi per la stagione estiva e anche qui avete avuto una dimenticanza. Vi siete dimenticati che nel mese di maggio il sottoscritto con altri amici si è recato alla regione dall'allora assessore Fausto Orsomarso per chiedere un finanziamento, in quanto nelle casse comunali non avevamo disponibilità economiche per affrontarla. Vi siete dimenticato di dire alla gente che i 4.000 euro che c'erano in bilancio erano in tredicesimi e quella somma non sarebbe bastata neanche per coprire le spese della stagione estiva. I 4.000 euro che diventano 400, visto che 3.600 euro vengono impegnati per un progetto di cofinanziamento con la regione Calabria. Accetto smentite? I documenti sono qua comunque. Un progetto per il quale non ero a conoscenza e al quale non ho mai partecipato, come nessun altro dell'amministrazione. È stato redatto da un consulente esterno. Nell'allegato C, alla voce direzione artistiche, ci sono 1.200 euro da pagare. Altro che lei fa il fenomeno. Ho dovuto affrontare, come dice lei, la stagione più brutta della storia, con soli 400 euro da spendere. Io ringrazio pubblicamente tutte le associazioni, la Proloco, gli artisti, tutti coloro che mi hanno aiutato a organizzare l'estate sanlucidana più brutta di sempre. Dottore, non avete mancato solo di rispetto a me, ma anche all'assessore alla cultura e soprattutto a coloro che hanno partecipato e hanno contribuito alla stagione estiva, sempre quella più brutta di sempre, che però sicuramente gli avrà suggerito qualcuno, dottore. Perché lei, luglio e agosto a San Lucido, non si è quasi mai visto. Quindi come fa a giudicare che la mia stagione estiva è stata quella più brutta? Non la mia, perdonatemi, quella dell'intera amministrazione De Tommaso. Caro ex sindaco, andiamo alla nota più dolente. Ma come ha potuto dire che non mandate indietro un finanziamento? Io non ho mai mandato indietro nulla, nulla! Se l'avessi mandato indietro, come avreste detto voi, come facevate a fare la presentazione del progetto attinente a quel finanziamento, votato con la delibera 101 del 9/9/2021? Anche qui, se ci sono smentite, confrontiamoci. Vergogno, qui i documenti che lo dimostrano. Vorrei sapere poi come è stata pagata la conferenza stampa, visto che non c'era nessun impegno di spesa e nessun preventivo. E come avreste potuto utilizzare quei soldi? Quei soldi non potevano essere utilizzati perché non c'erano né preventivi e né impegni di spese. Chiedete ai responsabili del settore, altro che ho mandato indietro il finanziamento. Lei, il 24 agosto, in piena crisi di maggioranza e con la stagione estiva in corso, mi ha detto che se volevamo sederci allo stesso tavolo dovevo consegnare le deleghe, e così ho fatto il 26 agosto, è tutto documentato.
E quindi, non avendo più le deleghe, come potevo rimandare indietro il finanziamento? Lei non ha rispetto delle persone, infatti. Il 9 di agosto vengo a sapere di una manifestazione che si sarà poi tenuta il 10 di agosto nel chiostro comunale. Manifestazione non programmata, tant'è vero che sul programma estivo non c'era. Come mai il delegato al turismo e allo spettacolo non sapeva di tutto ciò? Ma tra i relatori ci stava lei, caro ex sindaco, anche qui è tutto documentato. Questo per farvi capire che squadra eravamo. Non lo siamo mai stati, non lo eravamo per niente, e la responsabilità è sua. Per non parlare poi delle ordinanze sindacali, che giustamente spettavano a lei, ma nelle quali sarebbe stato opportuno avere un confronto, visto che riguardavano direttamente la mia delega e quella del delegato al commercio, che non condividendo come me la mia scelta avremmo voluto un confronto con il sindaco e magari avremmo deciso insieme, in piena stagione estiva voleva consegnare le deleghe. Quindi, caro sindaco, ex sindaco, scusate, non eravamo solo noi tre in disaccordo. Lei, caro ex sindaco, è stato mandato a casa perché è una persona inaffidabile politicamente, perché non si può avere fiducia di una persona che gira con il registratore e che magari userà registrazioni per ricattarti e invangarti. Una persona con la quale ti confidi, sì, e il giorno dopo è pronto a tradirti, che un giorno dopo dice una cosa e il giorno dopo ne dice un'altra. Ma soprattutto una persona che ha dimostrato di non avere le doti morali e umane per fare il sindaco. È stato uno spettacolo indecente. Nell'ultimo nostro incontro, quello di cui parlava prima Ciccio Sgroi, ha addossato le colpe dell'allontanamento di Ciccio all'ex vice sindaco e al gruppo dei ragazzi. Chissà se di questo avete anche la registrazione, caro ex sindaco. Dopo la nostra lettera del 16 agosto, invece di scendere dal trono e venire a parlare con noi tre, non ha fatto altro che cercare di dialogare con me, offrendomi più volte l'assessorato. Ed è qui che sottolineo che voi non mi conoscete. Se voi o qualcun altro pensavate di comprarmi con un assessorato e 1.000 euro al mese, vi siete sbagliati di grosso. La mia storia e la mia dignità non ha prezzo. Come avete potuto solo pensare che girassi le spalle ai miei amici? Vergogna! E voglio concludere dicendovi una cosa dal più profondo del cuore. Potete replicare quante volte ancora, ma sappiate che state ferendo e invangando il mio, non il vostro paese, la nostra amata San Lucido. E vi voglio anche dire, soprattutto a voi, miei cari compaesani, che oggi in questa piazza non ci sono né vinti e né vincitori, perché abbiamo perso tutti. Grazie e buona serata. Noi oggi abbiamo fatto un atto dovuto nel rispondere alle calunnie che l'ex sindaco ci ha riservato ai pupari e ai pupi. Nel dettaglio poi per la quale diciamo abbiamo mandato l'ex sindaco a casa, quando ci sarà l'incontro diciamo faccia a faccia, diremo tanto altro con tutta la documentazione e non le registrazioni, di tutta la trasparenza e con la genuinità che non c'è mai stata, di come voleva gestire questo paese pensando che eravamo tutti yes men come hanno fatto tanti altri. Una buona serata e a presto, arrivederci.